Buonasera amici, e qui accanto a me vedete il bel sorriso di Antonella Lizza. Bentornata Antonella Lizza, come stai? Tutto bene? Sì, grazie, un saluto a tutti. Ma Antonella Lizza stasera, cari amici, non è qui a raccontarci che ha vinto l'ennesimo titolo mondiale nell'ambito del fitness, del bodybuilding, eccetera, eccetera. Antonella Lizza fa lo sport, si occupa di sport, eccetera, però si è anche laureata in legge ed è un'esperta. Ed è un'esperta conclamata di tutte le normative, di tutti gli inghippi burocratici che ci sono per chiunque voglia intraprendere un lavoro nell'ambito del mondo dello sport, vero? Allora, ti ringrazio dell'esperta di tutte le normative, ma è proprio oggi, e chi un po' è dentro il settore lo sa, è difficile conoscerle tutte queste normative. E infatti ci vuole uno studio particolare. Devo dire che poi alla fine questo mio dottor Jekyll e Mr. Hyde, lo sport praticato e lo sport studiato, si sono messi insieme, perché è un mondo che se non ci sei dentro, anche a livello operativo, non riesci neanche a capirne poi gli effetti di quelle che sono invece le varie disposizioni normative e legali. Quindi mi sono un pochettino trovata avvantaggiata quando è stato necessario decifrare quello che si faceva praticamente nel mondo dello sport e quello che stava succedendo a livello di decreti, normative e altro. Ahimè, il tutto è nato, tu lo sai perché ci siamo sentiti più volte anche per altre cose, sotto quello che è stato il periodo, diciamo, più buio, il Covid, no? Quelle Il più Covid, sì. sottomestre, e centinaia di norme, decreti, regolamenti da cercare di decifrare. Ecco, insomma, alla fine è uscita l'altra Antonella. Certo, l'altra Antonella che però durante il Covid non è rimasta con le mani in mano, perché durante il Covid ci ha regalato, se ricorderete bene, Emotional Fitness, ci ha regalato un ebook che ci consentiva di allenarci in casa con dei filmati, eccetera, che è un ebook che vale sempre, non soltanto nel periodo del lockdown. Per chi si vuole allenare a casa, glielo consigliamo. Ma però stasera Antonella è qui perché è il jolly di Axi, della grande Axi, dell'associazione dei centri sportivi italiani, il quale ha deciso di fare e di pubblicare con Simonelli Editore una serie di manuali in ebook. E i manuali in ebook di Axi sono tra le mani di Antonella Lizza, che firma quelli che sono molto burocratici da decrittare, eccetera, ma è anche l'angelo custode di tutti gli altri titoli che poi nascono e nasceranno. E perché stasera abbiamo il piacere di rivedere Antonella Lizza e conversare con lei? Perché è uscito un ponderoso ebook, un lavoraccio nel quale Dici bene. Antonella, quando lo sfoglierete, troverete veramente di tutto per capire quali sono le norme, i comportamenti, le cose da fare, gli obblighi da assolvere, se siete dei tecnici sportivi, se volete aprire una palestra, se volete muovervi nel mondo dei centri sportivi. Sì, guarda, allora, hai detto bene, perché poi giustamente la parte editoriale ci ha lavorato sopra. Tu puoi immaginare benissimo cosa significa aver cercato di mettere insieme
tutti questi aspetti che tu hai iniziato a elencare. Allora, intanto, vabbè, il titolo è emblematico perché le ASD, SSD, a cavallo delle riforme e delle norme uscite tra il 2021 e il 2022, chi è nel nostro mondo sa che sto parlando di una rivoluzione. Ne cito due di rivoluzioni che ancora sono in pieno: la riforma del terzo settore e la riforma dello sport, con tutto ciò che è il lavoro sportivo, i contratti, il diritto del lavoro. E devo dire che il libro giustamente dice che è aggiornato al 31 gennaio, perché molti decreti attuativi e molte cose sono ancora in corso. Chi ci segue e fa effettivamente questo lavoro, quindi è un tecnico sportivo, è un gestore di un centro sportivo, sa benissimo che si sta aspettando cosa succederà dal 1 luglio, quindi fra alcuni mesi. Libro uscito con un quadro, speriamo, chiaro e semplice, perché ho semplificato, non parlo da avvocato, cerco di tradurre i testi normativi in un linguaggio più comprensibile. Poi su questo ti chiederò di darmi 5 minuti ulteriori per spiegare che significa non essere avvocati e commercialisti e dover gestire oggi un centro sportivo, perché questo è il cuore del lavoro che stiamo facendo come Axi. E quindi già questi due temi sarebbero incredibili, perché sono nel pieno, non sono ancora completati, ci sono dubbi, aspettative. E bastavano già da soli per creare un librone. Che cosa abbiamo voluto? Che cosa ho voluto fare io? E dico abbiamo perché Axi poi ha appoggiato questa scelta nel suo progetto di comunicazione totale di servizio proprio a chi lavora in questo settore. Ho aggiunto anche altre sezioni che fanno un po' il riepilogo di quelle norme che già esistevano, ma che non sono finite con queste nuove. Quindi, alla fine, io che gestisco un centro sportivo, che voglio aprire una palestra, che voglio aprire un circolo, mi trovo a dover portare avanti cose che già si facevano da anni e avevo i miei dubbi comunque, e quindi magari si trovano delle chicche qui di risposta in Certo. più delle novità, e ho un sacco di dubbi anche su questi, e qui cerchiamo di descriverle, e in più gli scenari futuribili, e apriamo anche sugli scenari. E Certo, ma scusa se parlo, dimmi. dimmi, no, ma dico, e poi tenete presente, amici miei, che in questo ebook c'è una navigazione interna di click e clock di qua e di là per andare a scoprire infinite cose. Poi c'è la possibilità, attraverso dei link, esterni, di andare proprio dentro la Gazzetta Ufficiale, dentro i sacri testi, dove ci sono queste norme. Cioè, per una persona che si occupa di organizzazione di centri sportivi, eccetera, questo ebook è proprio la soluzione di tutti i suoi dubbi e di tutti i suoi problemi, perché nel momento stesso in cui sorge un dubbio si trova il link, cliccando sul quale trova la norma che gli risolve il dubbio, vero? No, ma questo infatti è un grandissimo valore aggiunto, no? Che ci fornisce solamente un testo in questa versione, che è quella appunto del multimediale, delle pub e via dicendo, rispetto al pezzo di carta, che è interattivo, ma è anche un valore aggiunto di chiarezza, perché è ovvio che io ho cercato, dicevo, di raccontare il tutto in modo semplice, però è importante, questo è uno degli assiomi del diritto, citare le fonti e poter dire qual è la fonte, proprio perché spesso c'è un lavoro di interpretazione. Quello che viene chiesto, fanno le domande anche al Dipartimento dello Sport, o fanno le domande all'Agenzia delle Entrate, o fanno le domande al Ministero della Salute o della Pubblica Istruzione, di interpretare quello che hanno scritto, perché la legge non è chiara a volte, e quindi c'è l'interpretazione. Se io ho il testo normativo, io che leggo il libro di fronte, ho la fonte originaria, per cui
volendo, potrei dire guarda che Antonella Lizza ha sbagliato a scrivere, oppure potrei dire guarda quanto è stata brava Antonella Lizza a Certo. raccontare in modo semplice questo documento. Però è un servizio eccezionale perché se ci nascesse un dibattito, una controversia o comunque un'evoluzione di quella norma, io ho il testo originario, ce l'ho dentro l'ebook, ce l'ho dentro il testo che ho racconto. E qui faccio i famosi 5 minuti. Certo. Quando noi parliamo di queste norme, no? Io cito, abbiamo citato, scusate, il fatto, la riforma dello sport e il terzo settore, però dentro si trovano tante cose, le norme antincendio, il certificato medico, se è vero che devo avere il certificato antipedofilia, che vuol dire essere un tesserato, e se io ho il bar cosa devo fare, cioè domande di tutti i giorni. Per chi gestisce un centro, anche in caso di infortunio, cosa mi copre la responsabilità civile? Quindi un mettere insieme, l'ho detto prima, norme che già esistevano ma che spesso non sono ben conosciute con l'evoluzione attuale. Nel nostro mondo sportivo italiano sono tantissimi, no? Le ASD, le SSD e magari adesso anche le APS che fanno attività sportiva. Ci sono centri grandissimi dove magari io sono il responsabile legale, amministratore delegato, l'amministratore responsabile di tutto, ma mi faccio aiutare magari da un commercialista, un fiscalista, proprio perché è un centro Certo. molto grande. Ma ci sono anche tante strutture piccole, a gestione userei dire veramente super amatoriale, dove c'è il ragazzo che ha messo su con la sua passione 100 metri di sala dove fa allenare i bambini in arti marziali o dove ha creato un'area per fare una determinata disciplina Certo. che non ha né i mezzi per avere grandi consulenti, ma soprattutto non ha la struttura mentale, perché lui nasce da atleta appassionato che si apre un piccolo centro sportivo per condividere la sua passione, magari riceve pure un compenso facendo l'istruttore nel suo centro sportivo, ma non nasce per decodificare le leggi, non nasce per capire come va usato il registro delle associazioni sportive, non nasce per studiarsi che se non fa quell'adempimento il suo riconoscimento non è valido o che lui è responsabile penalmente se non sta attento ad alcune cose. Quindi è un cercare di accompagnare persone che vorrebbero fare lo sport come atleti, vorrebbero fare lo sport come insegnanti per passione e si trovano invece in un mondo che è pieno di normative. E nell'ultimo biennio, triennio pure, prima appunto effetto Covid, oggi effetto riforme, normative che sono molto sovversive di un'abitudine, per cui io non sono avvocato e commercialista, però a forza di fare questo lavoro sapevo come districarmi e gestire una palestra. Improvvisamente quello che io ho fatto per 5 anni, per 10 anni, non vale più, anzi è quasi controlegge. Devo imparare un altro modo ho anche paura, oserei dire, perché o posso sbagliare, o posso spendere soldi in modo non adeguato, mi vengano a fare dei controlli che prima non c'erano, perché poi sono cambiate anche delle cariche istituzionali, alcune funzioni Certo. CONI sono passate a sport e salute, insomma, tante cose. Quindi questo ebook è veramente un tentativo di accompagnare queste persone, sia con i documenti originari, sia con le spiegazioni più semplici. E non è facile. E soprattutto grazie a questa possibilità, che è una collana in evoluzione, soprattutto molto versatile, proprio perché è uno strumento digitale, è possibile aggiornarla anche in tempi facili. Per Certo. cui, se fra 6 mesi ricambia tutto il mondo delle norme, noi ricominciamo e offriamo il proseguo dei contenuti. E certo, ma io non a caso molte volte ho ripetuto che l'ebook è creta, cioè rispetto a qualsiasi altro prodotto stampato, pubblicato, è un qualche cosa che è malleabile continuamente,
è aggiornabile, è sviluppabile e non è il libro stampato che è lì fermo nella biblioteca ad occupare dello spazio e a prendere della polvere, ma è un qualcosa di vivo, che ci regala molte altre cose, perché in questi ebook potremmo inserire anche, se occorre, e l'abbiamo già fatto in quelli dedicati all'allenamento sportivo, dei video, degli audio, eccetera, eccetera, per arricchire il tutto. E poi, come dicevi tu giustamente, quando a Esatto. settembre cambiasse tutto, a settembre ci sarà l'aggiornamento di questo ebook che ha voluto, come tutta la collana, il presidente nazionale dell'ACSI, Antonino Viti, che Simonelli Editore e credo anche tu ringrazierai per aver avuto questa visione di voler fare dei manuali pratici di AXI in ebook, non ti pare? Ma tantissimo, infatti devo dire che nasce tutto con un progetto di comunicazione allargato che ha all'origine, che è uno quello di fare un servizio appunto per tutte le associate, le affiliate, due quello di fare un servizio che abbia anche una valenza non solo informativa, ma se vogliamo proprio didattica, perché come dicevi tu, inserire un audio, inserire un video fa sì che il mio libro diventa un manuale. Come se fosse una lezione, diciamo ormai online, come siamo ormai sempre più abituati. Se tu pensi che io nel mio cellulare, quindi in tasca tutti i giorni, ho 15 libri miei scritti degli anni, i miei 15 ebook, due di diritto e tre, gli altri 14 di fitness, stanno tutti nella mia tasca. Io me li posso consultare quando mi pare, li posso far vedere quando mi pare. Quando cerco un'informazione, per esempio normativa, lo posso fare all'istante e mi porto dietro non solo tutti i libri, ma anche tutti i link che dicevi tu. Allora, qualcuno mi ha detto, ma io mi trovo giustamente a volte meglio sullo stampato. Io vengo dal liceo classico, quindi ho miliardi di libri dentro casa e addirittura un difetto, lo dico a tutti, io ti sniffo, mi piace l'odore della carta. Però io questo volume ha sviluppato, usando un'impaginazione media, perché poi sapete tutti che io posso cambiare il formato delle lettere, il font, mettere fondo chiaro, scuro, quindi se sono cieco scrivo così grande, come si può fare? Però ha sviluppato per dei font medi una cosa tipo 500 pagine, più gli allegati che sono link interni. Allora, Simonelli Editore lo vende a 15 euro, no? In tutto il mondo con un click. Stampare un libro di 500 pagine più tutti gli allegati linkati, quindi altre 5.000 pagine, avrebbe avuto un costo, credo, di un'enciclopedia. Fra l'altro, non sarebbe stato rintracciabile in tutto il mondo perché la distribuzione è difficilissima. Cioè, diventava un prodotto di lusso per pochi appassionati della materia. Oggi, se a me mi interessa pure solo un capitolo dei 30 che ci sono, 15 Certo. euro io ho quel capitolo, sempre con me, con il cellulare in tasca. E questa è l'informazione che serve alle strutture sportive, ma che serve anche agli istruttori, perché il capitolo sulla riforma dello sport, in cui io parlo del lavoro sportivo, quindi dei contratti che si applicano, di quali possono essere i costi o le tasse da pagare o quali regimi migliori, riguardano me, che sono il presidente di un'associazione sportiva, perché no, ovviamente ho il collaboratore con me, ma riguardano anche a me Certo. in strutture, per esempio, che da luglio potrei avere delle proposte di contratti diversi da quelli del passato, perché quelli del passato non si potranno più applicare. Quindi già anche se io volessi solo quella sezione delle sei sezioni, in EPUB con 15 euro in tasca ce l'avrei sempre. Invece lo stampato diventa, devo dire, un bellissimo mattone ricordo, però Sì. poco
fruibile per gli obiettivi che si è posta Axi. Certo, ma come vedete, amici miei, l'ebook, sì, anch'io amo il profumo della carta. Nella mia casa ci saranno 20.000 libri veri, che però prendono polvere e però poi devono essere spolverati una volta che sono stati letti, eccetera. Ma l'ebook è un'altra cosa, è un altro modo di leggere ed è di una utilità, dico, superiore allo sfogliamento di tante pagine qua e là. Quanto tempo si perde per andare a vedere in fondo ad un libro stampato la bibliografia? Oppure le note, eccetera. E quanto è più semplice se c'è una nota fare clic e vedersela comparire immediatamente davanti? Ci sono tante cose che bisogna valutare. E io sono veramente orgoglioso di questa collana che abbiamo intrapreso. Con te e naturalmente innanzitutto con Axi. Sì, no, ma penso anche, cioè, anche se insomma non vorrei prendere io la parola al posto della nostra direzione, però sì, so che è un progetto appunto di comunicazione di grande importanza, di grande valore e poi diciamo comunque Axi ha precorso l'era della digitalizzazione già con altri strumenti, per dire tutto il discorso dei nostri diplomi, tesserini, è tutto digitalizzato, la formazione che viene fatta FAD o anche spesso online in simultanea, ormai in tantissimi campi. E poi diciamocelo, noi ormai siamo un po' tutti abituati a fare questo che chiamano un po' surfing, no? Saltare sui siti, Certo. perché la cultura odierna, purtroppo a volte, perché se uno non lo sa fare il salto tra siti, invece di crearsi informazioni corrette, viene semplicemente sepolto da mille notizie dove non è possibile verificare la fonte autorevole e quanto è autorevole, no? Però siamo comunque abituati a questo. L'ebook non è altro che avere, diciamo, una fonte autorevole, strutturata in modo gerarchico di contenuti con tutti i legami anche esterni. E le persone oggi si sono un po' addomesticate, scusate la parola, perché io l'ho visto in prima persona. Su questo ci ha aiutato veramente quest'ultimo triennio, quadriennio, in cui anche tutta la pubblica amministrazione ha creato molte infrastrutture digitali sui portali e dove, lo continuo a dire, per il mondo dello sport, ormai è tutto in digitale. Axi ha un portale che si interfaccia col registro delle associazioni sportive gestito da Sport e Salute ed è tutto fatto tramite portale. L'assicurazione ha un portale che si interfaccia con un'altra delle nostre sezioni e una persona appena è tesserata è assicurata automaticamente, ma è tutto digitalizzato. E anche tra gli orientamenti, no, degli enti, quindi Dipartimento dello Sport da una parte, il CONI dall'altra, Sport e Salute ancora dall'altra, c'è una spinta verso la digitalizzazione. Uno, perché green, come hai detto benissimo, quindi un risparmio di carta. Due, perché comunque si possono, se ben strutturati, avere dei servizi con una velocità molto maggiore e archiviare una quantità di dati che a livello di cartaceo sarebbe impossibile non solo conservare, ma proprio ricercare. Certo, Quindi, cioè, siamo figli di questa epoca. Quindi, visto che tutti, lo dico, usano i cellulari ormai tra selfie, fotoricordo, storie live per i propri seguaci, usiamo il cellulare anche a volte rivolto a noi e ci aggiorniamo. Una foto, una lettura. certo, per cui la conclusione del nostro incontro è.
invitare tutti quelli che operano nel mondo dello sport, dell'attività sportiva, che vogliono intraprendere la strada del tecnico sportivo, che vogliono aprire delle palestre, oppure che hanno già delle palestre, però vogliono essere costantemente informati su tutto quello che sta accadendo. Ormai c'è la collana dei manuali pratici in ebook di Axi, coordinata da Antonella Lizza, che ha già firmato due ebook molto, molto significativi appunto per tutti gli interessati del settore. Antonella, io ti ringrazio molto e arrivederci al prossimo ebook e ai prossimi aggiornamenti. Nel frattempo, però, non smettere di allenarti e di partecipare alle competizioni sportive, mi raccomando. Va bene, farò tesoro delle tue esortazioni. E ti ringrazio a te per questa bellissima chiacchierata. Arrivederci, arrivederci amici. Ciao Antonella, arrivederci a tutti. A tutti.